Fiera Agricola 2020, siamo a Verona ovviamente, la Fiera Internazionale dell'Agricoltura, che è uno dei momenti diciamo più importanti per il settore agricolo del nostro paese, che non mi stanco mai di ricordare che almeno in Europa siamo, da un punto di vista agricolo, il paese che crea il maggior fatturato, ma soprattutto la più alta marginalità. In questo contesto era doveroso per noi parlare con la bufala, non tanto con l'animale, ma chi ne ha in delega da parte del Ministero la selezione genetica e per molti aspetti anche alcuni aspetti proprio di gestione, no? Voi sapete che ultimamente sono state riattribuite le responsabilità all'Associazione Italiana Allevatore e alle associazioni di razza. Difatti l'ANASB è un ente selezionatore della bufala mediterranea italiana. Abbiamo qui con noi ospiti Roberta Cimmino, che è dell'ufficio ricerca e sviluppo di ANASB, quindi il cuore tecnico sostanzialmente di questa importante, non razza ovviamente, ma specie, e Yuri Gombia, che è il coordinatore degli esperti di razza appunto della bufala mediterranea, che noi chiameremo più confidenzialmente la bufala, o meglio la bufala da latte. Quindi io vi ringrazio di questo. Perché questo incontro? Perché volevamo capire che cosa c'è dietro questo animale che ci sta dando delle enormi soddisfazioni, devo dire. Perché? Perché, metto qualche numero, buona parte del latte di bufala viene utilizzato per produrre la mozzarella di bufala campana, che è una DOP, è la terza DOP italiana. E mi diceva prima la dottoressa Cimmino che sono circa gli allevatori il cui latte viene appunto dirottato per produrre questo prodotto, questa DOP così importante, ma quello che è interessante sono due numeri. Di questa DOP ne vengono prodotti circa 50 milioni di chili, di cui l'export è il 32,7%. Ma ancora più sorprendente, almeno ai più, è che la mozzarella di bufala campana DOP è la terza DOP italiana, dopo due diciamo eccellenze che sono il grana padano e il parmigiano reggiano. Quindi avete una grossa responsabilità da questo punto di vista. E volevo chiedere alla dottoressa Cimmino, che chiamerò d'ora in poi Roberta, anche perché è un tecnico, è laureata in veterinaria e quindi appartiene sostanzialmente al mondo dei professionisti, ma ci fai capire bene questa razza, questa specie, questa bufala, come sta evolvendo nel tempo, quali sono gli obiettivi selettivi che vi siete posti, cioè dove la volete portare per consolidare, non per avere un successo, ma per consolidare un successo avvenuto? Grazie Roberta. Grazie a te Alessandro per la tua disponibilità e, come diceva, io sono Roberta Cimmino e faccio parte di ANASB, che è un'associazione nazionale allevatori specie bufalina. ANASB opera su tutto il territorio nazionale ed associa tutti gli allevatori di bufala con razza mediterranea italiana. Ricordo che ANASB detiene il libro genealogico della bufala dall'anno 2000 e poi nel 2001 abbiamo avuto il riconoscimento della razza mediterranea italiana. Siamo a servizio degli allevatori e cerchiamo di essere quanto più disponibili e presenti su tutto il territorio. Come tu mi dicevi, qual è l'obiettivo che ANASB si prefigge? Allora, oltre a conservare il libro genealogico, che è un patrimonio della razza, abbiamo milioni di dati che preserviamo. Quindi oltre a questo, grazie anche poi alla raccolta di tutti i dati, che sono dati anagrafici, dati produttivi, dati di valutazione morfologica, tutti questi dati vengono raccolti e da qui poi si genera il cosiddetto indice di selezione. ANASB negli ultimi anni si è evoluta e ha aggiornato il proprio indice di selezione. Tra il 2017 e il 2018 abbiamo elaborato l'indice
codice IMQ, poi successivamente nel dicembre del 2018 la Commissione Tecnica Centrale ha deciso di stravolgere ulteriormente questo indice, cercando di renderlo globale. Si chiama Indice Bufala Mediterranea Italiana ed è un indice multiple trait, perché in pratica va ad inglobare diversi tratti, ovvero diversi caratteri che noi vogliamo andare a selezionare. Per cui l'obiettivo che noi ci stiamo prefissando è quello di puntare ad un animale che sia più equilibrato, un animale che produca latte ma allo stesso tempo che faccia mozzarella e quindi che abbia i titoli in grasso e proteina, ovviamente, che siano sempre di più, che vanno ad aumentare. Dopodiché abbiamo inserito anche il tratto dell'apparato mammario e dei arti e piedi, perché vogliamo un animale che sia funzionale, un animale che sia più longevo. E questo ovviamente è solo un piccolo passo che ANASB sta facendo, perché la strada è ancora lunga, gli obiettivi sono molteplici e ovviamente saranno degli obiettivi imminenti. Stiamo cercando di elaborare nuovi indici che, oltre ad avere un animale più equilibrato, poi vanno a selezionare un animale, per esempio, che sia più resistente alle mastiti, un animale che ha che va per il benessere animale, un animale che sia meno impattante per l'ambiente. Tutto qui. È molto chiaro. Quindi vediamo se ho ben capito i numeri di ANASB. Allora, secondo la BDN mi risulta che ci siano 1808 allevamenti di bufala attivi nel nostro paese. E di questo, diciamo, 1808, circa 400 sono, diciamo, partecipano al piano di selezione genetica. Questo lo riterrei un valore enorme, perché avere un nucleo di selezione di 400 allevamenti su una totalità di 1800, insomma, significa che sono numeri importanti, perché la base selettiva chiaramente è molto alta. Vorrei fare però adesso chiedere un attimo a Yuri Gombia, che si occupa, appunto, è il coordinatore degli esperti di razza. Quanto conta la morfologia in questo piano, diciamo, di selezione? Perché questo ce lo siamo chiesti anche nelle precedenti interviste, abbiamo parlato con il direttore della Pezzata Rossa, abbiamo parlato con Santus della Bruna, non abbiamo specificatamente qui, però la domanda è: ma in questo mondo di questi indici sempre più raffinati, diciamo nel mondo poi della genomica, che prima o poi investirà probabilmente tutta quella classificazione, la valutazione morfologica ha un senso ancora importante? Allora, certo, la valutazione morfologica è molto importante, in quanto, come diceva prima la mia collega, nel nuovo indice di selezione, nell'IBMI, l'indice Bufala Mediterranea Italiana, oltre ad essere compresi i caratteri da latte, quindi quantità di latte, grassi e proteine, e sono anche inseriti gli indici della mammella e di arti e piedi, che sono proprio indici estratti appunto dalle valutazioni morfologiche. Quindi chiaramente se vogliamo un animale più longevo, che si mantenga meglio in allevamento, che abbia dei caratteri morfologici appunto che permettono all'animale di vivere meglio in un allevamento e di essere meno soggetto a malattie magari come la mastite oppure alla deambulazione migliore in allevamento, dobbiamo appunto puntare anche sulla morfologia, che appunto, essendo stata inserita nell'indice di selezione, adesso ha un valore aggiunto molto molto più grande che di prima. Bene, io vi ringrazio, ci terrete aggiornati di questo, perché vedo che i nostri lettori sono, anche se allevatori di altre specie, molto interessati, perché effettivamente il valore aggiunto sul prodotto che è riuscito a mettere la bufala non lo vediamo nelle altre specie animali né negli ovini. Quindi vorremmo che sia anche un drive che guidi un po' lo sviluppo e l'evoluzione delle altre specie. Grazie.